Paolo Di Paolo non è un giovane scrittore, è secondo me una persona che è nata scrittore, perché a 30 anni ha già nel suo curriculum numerosi volumi, lavoro per il teatro, lavoro per la televisione, ha avuto la fortuna di incrociare persone come la Fallaci o la Valeri e in questo io ritengo che sia fortunato. Ma questa fortuna, un intellettuale fortunato come lei e giovane come lei, non sente un grosso peso, una grossa responsabilità verso la società e i giovani in particolare? Ma in effetti uno se riconosce presto la propria passione è avvantaggiato, questo in tutti i campi, che sia lo sport, che sia il teatro, che sia qualunque cosa, la danza, il canto. Il punto è, se uno ha un talento che deve, diciamo così, prendere le distanze da quel talento al punto da riconoscerlo, mettere a fuoco le possibilità. A me è capitato abbastanza presto di capire che avrei lavorato con le parole, che poi questo lavorare con le parole diventasse fare il giornalista, fare lo scrittore, non è, o addirittura il fumettista come sognavo da bambino. Non faceva la differenza. A un certo punto è accaduto che una serie di circostanze anche molto fortunate, incontri con persone, appunto, Dacia Maraini e, non so, appunto la Valeri, ma tanti altri che ho incontrato nel mio cammino, diciamo, mi hanno aiutato a mettere a fuoco queste possibilità e sicuramente è stato un percorso abbastanza precoce. La responsabilità la sento come dovrebbe sentirla chiunque faccia un lavoro che porta con sé, una riflessione, uno stimolo, diciamo così, al pensiero degli altri. Nel momento in cui tu metti in gioco le tue parole, comunque devi anche tener conto di che incidenza hanno queste parole, di che influenza possono avere. Non è soltanto raccontare storie, è come le racconti e che cosa intendi fare raccontandole. Ecco, appunto, oggi guardando tra i libri di mia moglie, che è una sua fan, ne ho trovato uno di 2 anni fa, Dove eravate tutti? Ho dato appena uno sguardo, ma mi sembra un Jacques che tra l'altro condivido, verso non una ma almeno 2 generazioni, che hanno condizionato gli ultimi 20 anni della nostra vita. Sì, è uno che si volta indietro alle proprie spalle, a magari 25-30 anni, e chiede conto alle generazioni precedenti di quello che è stato politicamente, che è stato eticamente. La petizione iniziale sarebbe anche di natura moralistica, cioè la tentazione di puntare il dito contro le due generazioni precedenti, chiedendo conto a quelle due generazioni del perché le cose siano andate in un certo modo. Poi effettivamente bisogna a una certa età anche assumersi una propria responsabilità, non soltanto accontentarsi di addossare le colpe ai padri. Quel titolo in effetti non ha un punto interrogativo per questa ragione, perché se fosse stato dove eravate tutti con un punto interrogativo avrebbe presupposto una risposta che invece è difficile che possa essere netta, scolpita. Il fatto è che quella frase può essere anche il tentativo di collocare su una linea del tempo le generazioni precedenti, cercare di capire dove stavano, che cosa sono state e quindi anche noi in relazione a loro. Ecco, lei che ha fatto questa analisi, come si pone di fronte a queste 2 generazioni? Una in particolare, di queste due, in realtà è la generazione che ha regalato all'Italia, cioè ha conquistato all'Italia, dopo la Costituzione, diritti civili fondamentali come l'aborto e il divorzio, o sul lavoro l'articolo 18, ha fatto l'opposizione alla guerra del Vietnam, i missili di Comiso, è quella che non ha vinto ma ha bloccato l'EBR, quella che ha pianto ai funerali di Enrico Berlinguer. Beh, questa generazione però contemporaneamente ha permesso la nascita di un fenomeno come quello di Berlusconi, la sua filosofia, e l'ha addirittura cullata. È una bella domanda, nel senso che è difficile mettere insieme i pezzi. Effettivamente quelle stagioni a cui lei faceva riferimento sono state stagioni fondamentali, in cui la speranza di un cambiamento ha coinciso anche con quel cambiamento. Poi ci sono state tante sconfitte e probabilmente le sconfitte sono venute anche dal disincanto di speranze che non si sono compiute. Io credo che dagli anni 80 in poi è cominciato a circolare anche in quella generazione che aveva creduto nel cambiamento un profondo disincanto. E questo profondo disincanto è diventato, verso la politica, verso la società pubblica, una sorta di cinismo o di indifferentismo, se vuole anche di qualunquismo in certi casi, che poi è piovuto un po' nelle minestre dei figli. E con i figli non si è attivata quella staffetta generazionale che li ha spinti verso
diciamo così, un cambiamento successivo o comunque l'obiettivo di un cambiamento successivo. È come se ci fosse stata quella che poi qualcuno ha chiamato una sorta di stagnazione, ma non è una stagnazione soltanto, diciamo così, economica, di natura sociale, è una stagnazione anche psicologica, cioè l'idea che comunque sembrava che tutto fosse stato fatto, quello che di importante andava fatto, le battaglie di un secolo erano concluse e così pure le speranze, e non c'era lo slancio per proporne di nuove alla fine del secolo e all'inizio di quello successivo. E quindi abbiamo avuto gli anni senza nome proprio. Gli anni che io chiamo senza nome perché non siamo stati in grado di dargli un nome, effettivamente non sappiamo se chiamarli anni 2000, anni 0, anche questa confusione dà la sensazione proprio di anni un po' sfilacciati, che sono cominciati per il mondo, o almeno occidentale, ma non solo, diciamo, con quell'evento dell'11 settembre, che naturalmente ha confuso ancora di più un panorama molto confuso. Questo inizio di anni 10, forse qualche piccolo segnale di non dico di rinascita, ma di evoluzione, forse si può vedere anche in un clima così critico. Ecco, un'ultima battuta, lei adesso incontra gli studenti di un liceo di Messina, quindi la nuova generazione. Lei pensa che questa nuova generazione alla vostra generazione potrà fare la stessa domanda o c'è una speranza in più? Ogni generazione può fare quella domanda a quella precedente, per quello che quel punto interrogativo non può diventare troppo moralistico, perché poi uno si accorge puntando il dito che è diventato quello verso cui si punta il dito. Cioè c'è un momento in cui l'assunzione di responsabilità coincide non solo con l'età anagrafica, ma proprio con il proprio posto nel mondo, con lo spazio che occupi e quindi con le responsabilità che ne derivano. Credo che questa generazione tra un po', ai 30-40 anni, potrà fare la stessa domanda. Quindi per evitare che quella domanda abbia una risposta del tutto negativa, catastrofica, bisogna mettersi in movimento ed è quello che provo anche io, insomma, giorno per giorno a fare. Come se dicessi a me questo paese non riguarda più, questo è pericoloso.